lazy Sunday mornings, hiding under covers. I don't mind staying in with you. Play your favorite movie, laying right beside me. I don't mind when it's just us two. That corner coffee shop we like to go. Late night walks with you to take me home. With you I never feel alone. These little songs make me glad to call you mine. And you have got my head in the clouds. One, two, three. All that I need is your body next to me on rainy days. Just need your company, don't need too much. Just your simple love and it's everything. Simple joy of hearing your voice every morning. I wake to a kiss on my face. Oh, I don't need too much, just your simple love and it's everything. Ciao Mario. Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Come state? Come va? Qui ho Astrid e Aria che brontola, giustamente, perché stavano giocando. Io nel momento in cui ho iniziato a riprendere si sono messa a giocare qua sotto e facevano un casino, un diavolerio, perché ruggiscono, sembrano dei leoni. Quindi mi tengo un attimo Astrid su, giusto il tempo di salutarvi, insomma di introdurvi questo video. Poi le lascio giocare, ovviamente, tanto sanno fare solo quello, eccola. E niente, oggi siamo a casa, finalmente, non vedevo l'ora di avere una giornata a casa perché sono stati dei giorni davvero tanto tanto impegnativi. Correvo da lavoro, poi andavo a fare ripetizione, dovevo fare la spesa, le commissioni di casa, i cani da portare fuori, quindi è stata veramente una settimana strapiena. Questa settimana inoltre i cani si sono ammalati. Hanno una grande tosse, dovrebbe essere un'influenza, una tosse del canile, così dovrebbe chiamarsi. Devono stare a riposo. Inoltre Aria è andata in calore per la prima volta, quindi proprio siamo bannati da ogni area cane o ogni parco. Dobbiamo andare solo qua intorno o comunque in posti molto isolati. Quindi oggi, che era una giornata perfetta per andare a funghi perché ha piovuto poco fa e ancora fa abbastanza caldino, insomma, le temperature sono più alte rispetto alla media questo mese, dovevamo andare a funghi io e Saverio perché c'è nata questa passione questo anno. Siamo andati a funghi un paio di volte e ci è piaciuto tantissimo e quindi dovevamo andare a funghi, ma appunto poi i cani non sarebbero potuti venire. E siccome io avevo una gran voglia di stare a casa, proprio di riposarmi, di non metterla sveglia, di fare le cosine mie a casa, ho deciso io di rimanere qua dentro mentre Saverio appunto è andato a funghi. Per cui oggi ho proprio una giornata meravigliosa che mi si prospetta a casina, da sola, faccio le mie cose, metto la mia musica e quindi sono molto contenta. In realtà è già abbastanza tardi, infatti dopo dovrò uscire perché ho finito la carne che diamo ad Aria e infatti ho già mangiato solo le crocchette e dovrò andare a prenderla e quindi ho giusto da fare qualche commissione così. Però ne approfitto oggi proprio per fare una mega... Aria, così stai esagerando. Ne approfitto proprio per fare una mega mega pulizia della casa, decluttering, tutto quello che riesco a fare perché vi giuro sono arrivata a un livello di non sopportazione di questa casa, cioè è un delirio. Voi qua vedete abbastanza ordinato, ma vi giuro che dietro di me c'è, è scoppiata una bomba, comunque ve la faccio vedere tanto per essere credibile. E quindi niente, cioè, io non posso registrare video così. Ditemelo. Ditemi se è normale. Io scherzo, ovviamente sono molto contenta che giocano insieme. Però mi piacerebbe avere quei 10 minuti in cui posso registrare con calma. Siccome è già abbastanza tardi, avevo programmato tantissime cose da fare, adesso me le scrivo con voi su appunto un'agendina e iniziamo a fare qualcosa.
Allora, io me le segno in realtà sul cellulare, c'è un'applicazione che si chiama Todoist, mi dà tutte le cose che appunto devo fare e poi posso cancellarle, che è la cosa più soddisfacente. Allora, oggi voglio fare, mi scrivo prima tutto quello che volevo fare e poi me le metto in ordine in base a quando farle. Allora, volevo fare i maritozzi, perché sì, perché poi le congelo e poi a colazione basta che me ne scongelo uno un po' al microonde e mi mangio un maritozzo. Quindi ieri ho comprato la farina, per cui maritozzi. Quelli in realtà ci vuole molto poco, però ci vogliono tante ore di lievitazione, quindi sicuramente da fare o stamattina o primo pomeriggio. Poi devo comprare la carne per aria, caricare video YouTube, quello precedente. Poi cos'altro dovevo fare? Pulire casa, ovviamente. E se mi rimane un po' di tempo, volevo proseguire il videocorso di Irina, di Spazio Grigio, quindi corso YouTube. Al veterinario fortunatamente non devo più andare perché mi ha detto al telefono la cura che devo dare anche alla piccola, perché stanotte ha iniziato a tossire anche lei, quindi per fortuna risparmio un po' di tempo in questo modo. Quindi primissima cosa, vado a finire questo benedetto video YouTube, perché in realtà è già caricato, devo solo mettere la biografia, devo fare la foto di copertina e poi ci siamo. Poi oggi lo metto sicuramente online, cioè oggi per voi è già qualche giorno fa. E poi vado a comprare la carne per aria, torno a casa, faccio l'impasto per i maritozzi, pranzo e mentre si cucina magari preparo, pulisco qualcosa. Walking to the market, strolling hand in hand, exchanging letters when you're away. Don't need any effort when we are together. We always have fun throughout the day. I'll do anything to get your attention. When you say you love me, I seem to ascend to the heavens above where we fall. Allora, ho preso la carne per le cucciole, anzi la cucciola perché Astrid ancora è piccola, non può mangiarla. E ecco, sono 4 kg, mi sembra, 2, no 3 kg, 3 kg di carne. Dopo la passo in padella e la congelo, così poi mano a mano è pronta per quando si va a mangiarla. Però lo facciamo dopo perché, come potete vedere, c'è pure il rotolo qua, casa è un macello, quindi adesso li metto a sistemarla. I don't know what I would do without you, because all I need, all I need is you. Make me fly to the clouds. That I need is your body next to me on rainy days. Just need your company, don't need too much. Just your simple love and it's everything. The simple joy of hearing your voice every morning. I wake to a kiss on my face, so I don't need too much. Just your simple love and it's everything. Can't imagine living life alone. If we were to go our separate ways, cause with you I feel at home. Who knows how far we go? Don't you know that all that I need is your body next to me on rainy days. Just need your company, don't need too much. Just your simple love and it's everything. If spring is the season that wakes me alive, then fall is the season to contemplate life, oh. Exactly in this time of year that makes the melancholy me reappear, oh. Back and forth through dark roast coffee.
giornata sono in mezzo una e due che fanno la nanna e sinceramente mi ci metterei anche io perché adesso sto accusando proprio la stanchezza, ne ho fatte tantissime, devo ancora finire, però ne ho fatte veramente tante e soprattutto si è un po' annuvolato e poi sta diventando buio perché è cambiata l'ora, quindi fa buio prima, quindi proprio questa atmosfera mi fa venire voglia di mettermi sul divano e stare al computer, guardarmi le mie cosine, magari un bel film con un tè caldo, ecco, sarebbe proprio speciale. Però alla fine è venerdì, non è vero, oggi è giovedì e quindi siamo ancora in mezzo alla settimana, sicuramente lo farò durante il weekend. Vado a ticchettare le cose che ormai ho fatto, quindi ho comprato la carne per aria, ho caricato il video su YouTube, se non l'avete ancora visto andatelo a vedere, e pulire casa e decluttering non l'ho completato, dovrò completarlo sicuramente durante il weekend perché le cose da fare sono tantissime, o anche domani sono un lavoro, devo ancora sentire il mio capo se lavoro o meno domani. Sicuramente stasera non vado a karate perché ieri c'è stata una forte scossa di terremoto, avrete sentito qua nelle Marche, io sono vivo in provincia d'Ancona, quindi l'abbiamo sentita. Personalmente non l'ho sentita perché stavo andando a lavorare, stavo facendo le scale, camminavo, quindi proprio non mi sono accorta di niente. Ho sentito un po' di rumore, ma l'ho attribuito a furgoncini, macchine che passavano lì intorno, quindi proprio non ci ho minimamente pensato al terremoto. Poi quando sono entrata a lavoro ho visto gli ospiti spaventati, insomma, lampadario che ballava completamente, quindi ovvio che poi ho connesso, quindi non ho sentito niente. Oggi c'è stata un'altra scossa, sempre di 5 o 4 e qualcosa, anche questa abbastanza forte, ma anche questa non abbiamo sentito, proprio zero, e non so perché di solito io li sento i terremoti, ma questi giorni in zero. Sta di fatto che con queste scosse il palazzetto dove faccio karate ha chiuso momentaneamente, quindi appunto oggi mi salta karate. Ho messo su anche il lievitino per i maridozzi, perché appunto per fare l'impasto serve il lievitino e anche il lievitino deve stare a riposare almeno una mezz'oretta, infatti tra poco mi metto a fare proprio l'impasto. E niente, ho pulito la cucina, Saverio ha preparato il pranzo, ho fatto un risotto con i funghi, ottimo come sempre, funghi che ha raccolto lui, anche se la raccolta di oggi è andata molto male, però ne avevamo altri congelati. Poi una volta completato l'impasto di maritozzi lo metto a lievitare per 3 ore. Durante queste 3 ore dovrò andare a fare ripetizioni perché mi ha appunto chiamato la mamma dei ragazzi a cui faccio ripetizioni e hanno bisogno per spagnolo, quindi appunto andrò a fare, non so se un'oretta, 2 orette, vediamo. Così intanto i maritozzi lievitano, poi anche quando tornerò a casa lieviteranno ancora. Ho preparato la carne per aria, quindi l'ho fatta scottare, poi ho fatto le varie bustine e contenitori che ho congelato. Devo dire che non sono stata ferma un secondo, ma proprio un secondo. Il divano ancora non l'ho mai nemmeno sentito, toccato oggi. Però va bene così, ci voleva proprio perché la casa era un diavolerio. Devo dire che adesso è molto meglio, anche se il mio obiettivo era proprio quello di fare decluttering, cioè levare tutto il disordine che appunto si crea di giorno in giorno proprio perché c'è troppa roba. Non sono riuscita, non riuscirò oggi e vabbè, lo rimandiamo alla fine. Comunque ho fatto parecchie cosine oggi. Salt, mist, and sea.